Sì, qualcuno mi ha detto che vi tengo sulle spine perché interrompo il racconto delle apparizioni. E questo mi piace, però ecco, più che raccontare le apparizioni che già sono risapute, no? Stiamo parlando adesso dopo aver un po' raccontato, descritto le apparizioni della Madonna a Santa Caterina Labourée, adesso stiamo parlando delle apparizioni della Madonna a Lourdes. Si sanno. Quello che non si sa, o meglio, quello su cui ci si riflette poco, è sul significato, perché noi ci limitiamo all'apparizione, alla Madonna è apparsa, lì avvengono i miracoli e lì si beve l'acqua. Ma la Madonna non appare per farci bere l'acqua, o giusto perché appare per il gusto di essere detta che la Madonna appare. La Madonna appare, e in ogni apparizione autenticata dalla Chiesa, certificata, riconosciuta dalla Chiesa, per un messaggio, che poi alla fine più o meno attraverso personaggi, luoghi diversi, parole diverse, il messaggio della Madonna è sempre quello: tornate a Gesù, convertitevi, amate la Chiesa, amate il Papa, amate il Papa, amate i poveri, gli ultimi, ascoltate la parola di Dio, pregate. Questo è il senso delle apparizioni, così come abbiamo visto. Ed oggi, ecco appunto, entriamo nel significato della settima apparizione di Lourdes, in cui la Madonna dice a Bernadette: vai lì sotto la roccia, scava perché ci sta dell'acqua. Ma Bernadette scava per tre volte, trova fango. A un certo punto riesce a prendere un po' di acqua e per tre volte non beve quell'acqua perché è fangosa, ma finalmente alla fine trova acqua limpida e beve di quell'acqua. Che significa questo? Maria, indicando a Bernadette di andare sotto la roccia, ci indica che il fatto che la vita è un pellegrinaggio interiore nel nostro cuore. Se io non cammino, tra virgolette, dentro me stesso, se non torno in me stesso, difficilmente riuscirò a scoprire la bellezza dell'amore di Dio e dell'amore verso i fratelli e le sorelle. E in questo pellegrinaggio interiore tutti avremo a che fare con il fango. Perché tutti dentro abbiamo il fango dell'ipocrisia, il fango del peccato, il fango dell'odio. Avremo il fango dell'invidia, della calunnia, il fango delle nostre fragilità e delle nostre miserie. Tutti dentro abbiamo questo fango. E Maria ci invita a mettere le mani nel nostro fango con fiducia, perché il Signore non si ferma dinanzi al nostro fango, dinanzi al nostro peccato. Il Signore non ha paura del nostro peccato. Il Signore ha paura se noi gli impediamo di avvicinarsi a noi, se noi gli impediamo di donarci la sua misericordia. Allora riconoscere il fango che abbiamo dentro è un primo segno appunto di conversione e di pentimento. E dopo tre volte che Bernadette prende quel fango, finalmente esce l'acqua pulita che lei beve. Quel numero 3 è un numero che nella scrittura indica pienezza. Pensiamo alle tre tentazioni di Gesù nel deserto. Pensiamo ai tre giorni di Gesù nel sepolcro prima della risurrezione. Allora anche per noi esistono questi tre giorni in cui dobbiamo appunto combattere, toccare il fango che abbiamo dentro e finalmente poi bere quell'acqua viva, quell'acqua vera che è solo e soltanto Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.